Adesso temi un pochino come devo fare qui, sarebbe da fare 10 iniziative, fusioni, intanto nessuno obbliga nessuno a fondersi, sia chiaro, il processo istituzionale prevede, come ben sapete, poi anche addirittura il voto dei cittadini, quindi nessuno, però di fronte all'obiezione fatta alla fine i risparmi, alla fine gli incentivi finiscono dopo 10 anni, che è un'obiezione molto sensata. Dici, ma non è che poi questo comune, secondo me per 10 anni, che in Italia l'orizzonte temporale è immenso, 10 anni, questo è un paese in cui una cosa o capita domani o non esiste, tu pensa 10 anni, non è che questi fanno i nababbi e poi all'undicesimo anno piangono miseria, in pratica questo è il punto. Beh, è chiaro che il rischio c'è, ma il punto qual è? Che la fusione si fa, se i cittadini decidono di farla, per produrre risparmi permanenti. Cioè la fusione, come la Corte dei Conti conferma, serve non soltanto per eliminare palesi situazioni di comuni 30, 40, 20, 50 abitanti, ma anche perché esiste una dimensione minima di scala al di sotto della quale i servizi costano di più. Ora, il tema di quale sia non è un tema banale, perché tu hai perfettamente ragione, Non è che fondere due comuni di 15.000 abitanti ti porta a spendere meno. Perché esiste un minimo efficiente di scala che secondo le nostre valutazioni sta fra i 3.000 e i 4.000, non sta certamente oltre, il che tradotto vuol dire se due comuni di 15.000 abitanti si vogliono fondere, lo facciano, ma non pensino che a quella dimensione ci siano risparmi. Ok, poi dipende, territorio montano, dipende da mille cose. Non sei d'accordo? No, se guardi bene non è sempre così, cioè fondere due comuni da 50.000 abitanti, per dire un'altra cifra sparata a caso, non, diciamo la motivazione di economia di scala, non c'è bisogno insomma di non è così forte a quel livello, è molto molto forte più in basso, dopodiché uno è libero di fondersi per altri motivi, vuol fare un unico ufficio, quello che volete, però vi dico solo che il risparmio derivante dall'economia di scala non è lineare, cioè molto forte sotto i 5.000, sotto i 3.000, non è così forte dopo, il che non vuol dire che non ci siano altri vantaggi o che non ci si fonda lo stesso, ma quello è un punto. Però si devono realizzare e si stanno realizzando, se guardate, se fai così allora la droga è compensata, nel senso che poi quando dopo 10 anni soprattutto sei andato veramente a regime, diciamo ti puoi permettere di assorbire quel punto lì. Ma la cosa interessante veramente la diceva un sindaco prima, forse non so se il sindaco di Casalecchio, se non ricordo male, diceva lei tu quello che è. Questo è un paese di nuovo un pochino strano, nel senso è davvero qualcosa su cui stiamo lavorando molto adesso. Se vogliamo fare le persone serie, questa discussione sulle province, città metropolitane, unioni e fusioni, io metto tutto nello stesso calderone, non è una discussione da affrontare a spizzichi e a bocconi e soprattutto non è una discussione da affrontare senza tener conto che la riforma del Rio, che ancora non è stata in Romagna, lo diciamo sempre, Stefano lo sa, Emma Petitti lo sa, anche a Palazzo Chigi diciamo che è stata la prima regione ad applicarla veramente, ma adesso ci sono regioni che non hanno ancora applicato davvero la riforma del Rio. Come il Rio dice, le funzioni non fondamentali io regione me le prendo, poi te le posso ridare a te provincia, ma se te le do ti devo dare i soldi. È quest'ultimo pezzo che alcuni non hanno capito bene. Alcuni presidenti di regione che poi vanno a fare le interviste sui giornali per fare un pochino parlare di politica, di congressi, di partito, però nella loro regione non hanno applicato la riforma del Rio. Ma la riforma del Rio, nonostante da altre parti, in alcune regioni ancora deve essere perfezionata, è già storia se passa al referendum costituzionale. Questo è il punto. La riforma del Rio disciplina le province fino alla loro cancellazione dalla carta costituzionale. Dopo il film è un altro, ed è un film da scrivere tutti insieme, possibilmente evitando il pericolo di cui parlavo prima, cioè che in questo paese le cose si prendono la sera prima che accadano. Ecco, prendiamolo 6 mesi prima, una volta tanto il problema. Qui si tratta di rifare il livello subregionale dell'architettura istituzionale di questo paese. Poi se chiedete a me, rifarei pure il livello regionale, ma lasciamo perdere. Tutto quello che c'è dalla regione in giù
va riarchitettato. Città metropolitane, aree vaste, quindi che devono entrare nel post del Rio, e il post del Rio è il post di DL Bosco. Come all'interno di ogni provincia, città metropolitana, disciplino le unioni e le fusioni. Le unioni, vi ho detto la mia opinione, devo dire abbastanza popolare, ma non è certamente, come vi ho sempre detto, vi ripeto, noi diamo una mano a decidere, sono il governo, il Parlamento, la maggioranza, eccetera. E questo è il punto. Quindi io vi esorto a farvi vivi in ANCI. L'ANCI ha capito il problema. Il vicepresidente di ANCI, il presidente Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, lo conoscete bene, si è fatto portatore di un progetto ANCI che sta discutendo con noi, con il Ministero dell'Interno, per risolvere anche il problema delle gestioni associate obbligatorie, perché sta anche quello il punto. Noi abbiamo rimandato col mille proroghe il termine per le gestioni associate obbligatorie, perché sta in questo disegno qui. È inutile che tu dici entro domani metti in comune alcune funzioni se non hai ben chiaro che film proietti, soprattutto dopo ottobre. Quindi come riorganizziamo le aree vaste? Le funzioni di strade e scuole, chi l'ha detto che saranno ancora associate alle aree vaste? Nel posto del Rio, quando le province scompaiono dalla Costituzione. O magari si deciderà di sì, sia chiaro, eh? Ma è l'unica opzione sul tappeto? Ce ne sono altre? Ci pensiamo, discutiamo. Scusate un'altra cosa, ma che l'elezione delle aree vaste avvenga in questo modo, siamo tutti sicuri? Non possiamo scrivere che l'area vasta è formata dai sindaci dell'area vasta, che dobbiamo chiamare a fare i consiglieri comunali? Tra l'altro, se non facciamo nulla, li andremo a chiamare 3-4 giorni prima del referendum costituzionale che abolisce le province, quindi lì qualcosa bisognerà fare. Se la politica deciderà che è ancora quello il modo per farlo, beh, magari, insomma, però non lo so, che cosa deve essere l'area vasta dopo DDL Boschi? Se è la casa dei sindaci, come ripete il presidente De Lupi, sindaco di Vicenza, Guido Variati. Se è la casa dei sindaci, allora il consiglio dell'area vasta ci stanno i sindaci. C'è un presidente che si deciderà, cos'è il presidente del comune capoluogo? Non lo so, si deciderà che si sceglie 3 collaboratori fra i sindaci. Ma questa è una mia opinione che conta meno che zero, se è ben chiaro. Più importante di questo è che funzioni hanno. Strade e scuole le lasciamo lì? Può darsi. Oppure che cosa possiamo fare? Dentro come organizziamo le unioni? Facciamo le gestioni associate su cosa? C'è da rifare il livello subregionale. Non ci arriviamo con l'acqua alla gola e non ci arriviamo prendendone solo un pezzo per volta, perché è tutto lo stesso film. Purtroppo devo fermarmi qui, però sono su questo. Autonomia fiscale e organizzativa, aggiungo io. Allora, è sicuramente uno dei prossimi temi, perché l'abolizione della prima casa, della tassa sulla prima casa, ha portato questo effetto collaterale. È tornato un pezzo di finanza derivata, cioè è tornato un pezzo di trasferimento statale, e quindi, diciamo, detto equivalentemente, si è perso un pezzo di autonomia tributaria, quindi l'opposto del federalismo. Questo è evidente. Come lo risolviamo? Compito, no? Parte del nostro lavoro idearci delle idee e dirle a chi le deve, a chi deve decidere, ci guarderemo. Secondo me credo sia un tema da affrontare, ma io pongo l'accento su un altro punto dell'autonomia, che non è l'autonomia, solo l'autonomia fiscale, ma è l'autonomia organizzativa. Allora, se qualcuno è del mestiere, questa leggenda la sente da un po'. Io quando ero assessore cominciai a puntarmi tutti i vincoli stupidi che come assessore dovevo rispettare. Il rapporto fra spesa, interessi passivi e entrate correnti, il rapporto, il limite alle spese di personale esploso in 50 limiti diversi, il limite delle consulenze, spese in convegni e pubblicità, i mobili, gli arredi, me le sono appuntate tutti. La terza cosa che ho fatto quando sono entrato al Palazzo Chigi, a parte sedermi e salutare, è stato: guardate, perché non li aboliamo tutti questi? Questo famoso pacchetto semplificazioni è un anno e mezzo che gira, non arriva mai, diciamo, a... tutti sono d'accordo, ma non... Sui mobili è stato tolto. Sì, qualcosa sì, anche il limite del 10%
perché quando un comune vendeva un immobile doveva dare il 10% allo Stato. Io la chiamo in un modo, sta registrando, non posso chiamarla, ma che norma era quella lì? Stava in quel pacchetto, è una delle poche sopravvissute, quindi è stato eliminato anche quello. Perché se un comune vende un suo immobile deve dare il 10% allo Stato? Non lo fa, grazie a Dio, più. E questo pacchetto di forte semplificazione, vediamo quando la politica deciderà di farlo. Io ho l'impressione che qualche burocrate ministeriale abbia paura poi di perdere il lavoro, perché sono quelli che controllano quei vincoli, e quindi se me li togli che devo fare più? Ti preoccupare che qualcosa da fare te la trovo io. Ho questo sospetto, però insomma vediamo, purtroppo ripeto, c'è la griglia, c'è un sacco di salsicce, però su questo il parere numero 59 della sezione regionale della Corte dei Conti in Emilia Romagna dell'anno scorso, per favore perdete 2 minuti per cercarlo, ed è un parere in cui la Corte dei Conti viene investita del caso di un comune del Modenese in cui muore l'ex sindaco e il comune dice devo fare il telegramma, morto l'ex sindaco, dopodiché qualcuno gli dice aspetta perché abbiamo 2 vincoli sul telegramma. Eh sì, perché se è spesa di rappresentanza c'è il vincolo che ti dice lo Stato quanto devi spendere in spese di rappresentanza, oppure è spesa di pubblicità, forse, perché tu pubblicizzi che è morto uno. Ora che miseria, che cos'è? Chiediamo alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti, in sto parere di 12 pagine, discute se quando muore l'ex sindaco è spesa di rappresentanza o di pubblicità, perché sono 2 vincoli diversi, quindi qual è il vincolo che devi rispettare? E finisce con questa indimenticabile, io non so perché non facciano un film su questa materia, in cui dice facciamo così, se il sindaco è abbastanza famoso è spesa di pubblicità, se no è rappresentanza. Quando ho fatto questo esempio il Presidente della Corte dei Conti si è arrabbiato, quindi lo ripeto sempre, non è mica colpa della Corte dei Conti. Io mi pongo il problema di perché la Corte dei Conti è chiamata a perdere tempo su cazzate del genere. Ok? Allora, perché? Perché abbiamo un sistema di vincoli che non ha senso. Nel momento in cui io ti metto un solo vincolo a te comune, a maggior ragione riformato quale la regola del pareggio, ma perché devo andarti a dire come lo devi rispettare? Ma fai quello che ti pare. Se lo violi e t'azzardi a chiedermi di non punirti, fai una brutta fine. Ma perché io ti devo mettere, io ne contai più di 100 di vincoli, di adempimenti, ma perché? Perché la classe dirigente nazionale di questo paese non si fida della classe dirigente locale, questo è il punto. Spesso non ha torto, ma spesso anche il contrario vale. Quindi forse dobbiamo ristabilire una fiducia, una formazione diversa, perché ripeto, l'Italia non è questa, l'Italia non è l'Emilia Romagna, però è questo il punto. Però che senso ha il telegramma e tutte le altre cose che sappiamo, le convegni, la rappresentanza, le auto blu? Le auto blu dice è sensibile politicamente. Beh, io potrei dire insomma, se un comune invece di fare asili nido fa 10 auto blu per gli assessori, ne pagherà le conseguenze con gli elettori, però questo non è il paese adatto. Quindi vogliamo lasciare dei vincoli politicamente? Lasciamoli. Tanto chi comune c'ha più le auto blu? Lo sapete bene che non sono qui le auto blu, oramai non sono più neanche nei ministeri. Però lasciamo quello che dobbiamo lasciare, però proviamo a dare un vero dimensione di